Oggi parliamo di un argomento molto molto serio. Mettiamoci qua a parlare seriamente. De Laurentiis prepara la rivoluzione per la prossima stagione. Andranno in tanti. Parliamo. Comunque, video, prima di tutto like, commento, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. Con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale 360 gradi, quindi che aspettate, fatelo. E se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Tifosi napoletani, non accettiamo più minuti, adesso vado a dirvi la mia in questo video. Si sta vociferando che De Laurentiis stia preparando una bella rivoluzione per la prossima stagione, a partire dai suoi accompagnatori. Il dirigente nuovo è già arrivato, Manna, e ne parleremo nel prossimo video. Allora, ragazzi, io capisco la rivoluzione, perché una rivoluzione dopo un anno così ci vuole, anche se dovresti arrivare in Champions League. Se dovessi arrivare in Champions League, pardon, scusatemi. Scusatemi l'errore grammaticale, se dovessi arrivare in Champions League. La rivoluzione serve perché questa stagione è andata male e si aspettava molto di più dai campioni d'Italia. La rivoluzione però non vuol dire che va bene, tu mi mandi via Osimhen perché lo devi vendere 120 milioni e l'estate buona per venderlo a tanti soldi, te lo porto in braccio a 120 milioni, onestamente. Ma gli altri basta. Non è che tu dopo Osimhen mi vendi Kvaratskhelia, mi vendi Lobotka. Ok, Zielinski che se ne va a zero. No, ragazzi, la squadra deve rimanere salda e compatta. Perché oltre Osimhen e Zielinski tu non devi vendere più. Basta. Basta. Kvara, cerca, io ti dico, cerca di farlo rimanere almeno per un'altra stagione. Non ti chiedo tanto, cerca di farlo rimanere almeno per un'altra stagione. Lobotka è il perno di centrocampo del Napoli. Quindi ti prego, non me lo lascia il fan andare, perché sarebbe grave la situazione, perché cercare un sostituto sarebbe veramente veramente molto difficile. Io te la capisco la rivoluzione, devi cambiare metodo di fare gestione, perché questa gestione assolutamente non va bene. Però non è che la rivoluzione tu la fai come l'anno scorso, perché la tua gestione post scudetto, caro ADL, è stata veramente un pochino vergognosa. Perché hai voluto prendere tutti i poteri, hai detto lo scudetto è solo tuo, è merito solo mio, gli altri li mando via tutti quanti, lo scudetto è merito solo mio. Ti sei preso tutti i poteri tu e hai sbagliato, hai combinato un disastro. Scelte sbagliate tutte questa stagione, a partire da Garcia. Il suo successore è ancora peggio, peggio, Mazzarri. Il Calzona sembra che stia aggiustando un po' la situazione. Hai sbagliato tutto quest'anno. Quindi adesso io ti consiglierei una cosa. Parti ora, ti fai un bel viaggio in America, ci stai là 2 o 3 mesi anche, torni a giugno con la mente pulita. Di dire io questa stagione ho sbagliato tutto. Mi prendo le colpe. Ho sbagliato a prendere Garcia. Ho sbagliato a prendere Mazzarri. Con Calzona ho aggiustato un po' la situazione. Però i tifosi da me si aspettavano di più. Perché quest'anno eravamo campioni d'Italia. E anche se raggiungi la Champions League ci si aspettava di più. Ci si aspettava che il Napoli fosse in lotta a scudetto al momento. Perfetto. Resettiamo tutto. Ripartiamo da zero, rifondiamo la squadra e portiamola a vincere un altro scudetto. Così, ti fai un viaggio di ben 2 o 3 mesi in America, vai là, vai a riflettere e ritorni a Napoli con la mente pulita a giugno, con la mente pulita di dire di aver sbagliato, di resettare e di ripartire da zero. Così, sì, così sarebbe rivoluzione. Ma non, rivoluzione non significa mandare via tutti i propri top, eh? Caro ADL, non ci farà passare un'estate non bellissima, perché capisco rivoluzione, ma non dobbiamo mandare via tutti i top. Va bene Osimhen che lo devi vendere, va bene Zielinski, poi basta, cerca di trattenerli tutti. Cerca di trattenerli, ti prego. Ti prego, perché una stagione. Io l'anno prossimo voglio fare una stagione ad alti livelli. Voglio ritornare ad essere ad alti livelli.
Comunque, ragazzi, questa è la mia considerazione sull'argomento del giorno. Se volete dite la vostra qui sotto nei commenti, lasciate like, commenti, iscrizione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. Con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale e attivate le notifiche. Quindi che aspettate, fatelo. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Napoletano in mondo, la mia volontà ti aspetta la vostra. Bella.